Una notizia di cronaca da San Drigo: incidente in bicicletta per Pippo Pozzato e ammaccature che ne conseguono. Ogni volta è uno spavento che precede la successiva fase del curarsi le ferite. Ne sa qualcosa l'ex professionista vicentino Filippo Pozzato, 40 anni, tra meno di un mese, il campione di San Drigo ritiratosi dalle corse nel 2018, che giovedì è stato malcapitato protagonista di un incidente in bicicletta sulle strade dell'altopiano di Asiago. Una caduta senza gravi conseguenze dalla sua bicicletta da corsa, avvenuta in territorio di Como, ma che lo ha costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso per le scoriazioni come eredità delle grattate sul fondo asfaltato. Pippo Pozzato avrebbe anche battuto la testa, ma il casco di protezione ha svolto al meglio la sua funzione di prevenzione. Stavo percorrendo un tratto in discesa al verificarsi del problema e per sua fortuna nessun veicolo lo affiancava in quel momento. A causare il capitombolo, mentre in montagna l'ex ciclista si stava allenando in solitaria, non è stata in questa occasione una buca, ma il classico blocco della catena. Incidente che può capitare al più forte dei campioni come all'amatore principiante. Distrutta la sua ruota anteriore del suo mezzo, proprio Pozzato ha approfittato della sua disavventura. Ma si tratta ovviamente della prima volta per lui, per evidenziare ancora una volta l'importanza del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione. Passata la paura del momento, servirà qualche giorno di riposo per rimediare a graffi e contusioni dolorosi, soprattutto nel day after. Le botte a bacino, spalla e costole si fanno sentire e saranno necessari alcuni approfondimenti per scongiurare fratture alla gabbia toracica. Per il resto, escoriazioni assortite anche alle gambe. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto dopo la brutta caduta. Ha postato ieri sera il sandricense di nascita, fortunatamente solo d'ossi e niente di rotto. Colgo l'occasione per ribadire l'importanza del casco sulla bici, ci salva la vita, grazie ancora. Per il vincitore della Milano Sanremo 2006 fu un'edizione storica con podio tutto italiano completato da Pettacchi e Paolini. Un'altra cicatrice nel curriculum sportivo di cui avrebbe probabilmente fatto volentieri a meno da ricordare insieme a tanti trofei. Questa invece ben più graditi, conquistati su pista da junior e nelle corse internazionali da grande professionista qual è stato. Avrebbe probabilmente fatto volentieri a meno da ricordare insieme a tanti trofei. Questa invece ben più graditi, conquistati su pista da junior e nelle corse internazionali da grande professionista qual è stato.